proponiamo di avere un foglio completamente bianco e di voler scrivere su di esso semplicemente l'altezza di alcuni suoni che si potrebbero suonare su uno di quegli strumenti a noi familiari. Per usare quel classico sistema di notazione che tutti quanti avrete certamente visto aprendo uno spartito, o che so, su un manifesto, in un'etichetta, su una cravatta, eccetera, eccetera, occorrono i seguenti elementi grafici. 1. Rigo musicale. 2. Chiave. 3. Testa della nota, cioè il pallino che ha la nota, che può essere nero oppure bianco. 4. Tagli addizionali. Servono per ampliare il pentagramma e quindi aumentare il numero delle note che si possono segnare. 5. Indicazione di trasposizione all'ottava sopra oppure a due ottave sopra. Il rigo musicale, detto pentagramma, dal greco penta che significa 5 e gramma che significa linea, quindi formato da 5 linee, 1, 2, 3, 4 e 5, è una sorta di termometro grafico-acustico capace di attribuire ai pallini che vengono scritti su di esso un certo nome e di conseguenza una corrispondente altezza sonora. Uso la metafora del termometro non a caso. Infatti le 9 tacche, dico 9, attenzione, di questo fantasioso termometro, nero-bianca, 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 nera, cioè le 5 linee, 1, 2, 3, 4, 5, più i 4 spazi interposti, in tutto 9, contengono intrinsecamente l'ordine convenzionale delle note di cui abbiamo parlato nella lezione di base 2. Ora, supponiamo che la linea centrale del pentagramma, cioè la terza linea, rimane sempre la terza linea, sia che contiamo dall'alto o dal basso, ma diciamo subito che le linee e gli spazi del pentagramma si contano sempre dal basso verso l'alto. Ad ogni modo, supponiamo questa terza linea, nel nostro termometro ideale la quinta tacca, dia il nome sia al pallino che viene segnata su di essa. Infatti questa è la sia quinta tacca, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Poiché al susseguirsi di spazi e linee è stato convenzionalmente associato l'ordine del nome delle note, salendo nel quarto spazio, la nostra sesta tacca, ci sarà un Do, a seguire logicamente nel quarto rigo il Re, eccetera. Se invece dal terzo rigo si scende al secondo spazio, quindi dalla quinta tacca alla quarta tacca, dobbiamo avere in mente l'ordine delle note discendente. Quindi, dato che sotto il Si, seguendo l'ordine, c'è il La, nel secondo spazio, la nostra quarta tacca, avremo un La. E logicamente ancora a seguire verso il basso, sulla seconda linea, un Sol, eccetera. E nel prossimo video parleremo dei rimanenti elementi grafici che servono a definire l'altezza esatta dei suoni musicali. Ciao.